Sì, Marina, buonasera a te e a tutti coloro che ci stanno seguendo su Rete8 e Rete8.it. Con Andrea Berardinelli siamo a Pescara. Alle mie spalle, come vedete, la sede dell'assessorato regionale alla sanità. Siamo in via Conte di Ruvo e, come avevi anticipato tu, in Abruzzo oggi si registrano 329 nuovi positivi al Covid-19 di età compresa tra 1 e 102 anni su 9.897 tamponi molecolari e test antigenici eseguiti. E rispetto a ieri sono 562 le persone guarite per un totale di 50.528 guariti dall'inizio dell'emergenza. Sono dati del report odierno reso noto dall'assessorato regionale alla sanità e la provincia dell'Aquila è quella con il maggior numero di positivi, solo 29 a Prato La Peligna, pensate. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 49, di cui 17 in provincia dell'Aquila, 11 in quella di Pescara, 16 in provincia di Chieti e 5 in quella di Teramo. Sono 11 le persone decedute di età compresa tra 57 e 104 anni, 7 in provincia di Chieti, 1 in quella dell'Aquila, 3 in provincia di Pescara, e del totale odierno però 7 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati soltanto oggi dalle ASL, quindi decessi dei giorni scorsi. E per quanto concerne gli attualmente positivi, sono 244 in meno rispetto a ieri e il tasso di positività, che è calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari al 3,3%. In calo negli ospedali abruzzesi, ricoveri in terapia non intensiva, in terapia intensiva e in isolamento domiciliare da parte delle aziende sanitarie. 22 pazienti in meno rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 5 in terapia intensiva e 217 in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, come vi dicevo, da parte delle ASL. E intanto oggi è stato approvato in giunta regionale il protocollo per i medicinali a base di anticorpi monoclonali ed è stato elaborato il protocollo per la somministrazione a pazienti colpiti da Covid-19 che possono essere sottoposti alla terapia sperimentale che è stata autorizzata dal Ministero della Salute. Il trattamento con gli anticorpi monoclonali è riservato a soggetti non ospedalizzati che, pur avendo una malattia in fase lieve o moderata, risultano ad alto rischio di sviluppare una forma grave di Covid, con conseguente aumento delle probabilità di ospedalizzazione e del rischio morte. Ad annunciarlo l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verie, le ASL hanno individuato i centri autorizzati alla somministrazione dei medicinali che potranno essere utilizzati nelle unità operative di malattie infettive dei presidi ospedalieri dell'Aquila, Avezzano, Chieti, Vasto, Teramo e al Covid Hospital di Pescara. La distribuzione dei prodotti a base di anticorpi monoclonali sarà invece affidata alle farmacie ospedaliere dell'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, e il coinvolgimento dei medici di medicina generale sarà importantissimo, insieme a quello dei medici di libera, dei pediatri di libera scelta, perché la terapia può essere somministrata a partire dai 12 anni di età, che, essendo quindi tempestivamente informati della positività al tampone molecolare di ogni loro assistito, potranno individuare i pazienti ed indirizzarli al centro ospedaliero di competenza per una visita medica che confermerà la sussistenza dei criteri di prescrivibilità e procederà quindi alla somministrazione del farmaco. Questo provvedimento consentirà di decongestionare gli ospedali. Marina, se non hai domande, io ringrazio Andrea Berardinelli e ti restituirei la linea.